Le immagini si riferiscono invece alla tappa che da Conegliano porta al Col Druchet, sopra Cortina. Lo scalatore in azione è Giuseppe Perletto, un ligure che scatta e se ne va. Questo invece è Paul Lentier, che sta andando a cogliere la maglia rosa strappandola dalle spalle di Moser. Moser era stato bravissimo sia sul Pordoi che sul Falzarego. Poi l'ha tradito, si può dire, un suo gregario, Mario Beccia, che abbiamo visto nella scia di Paul Lentier in maglia bianca. Sul traguardo Beppe Perletto è il vincitore di giornata. Beccia, scattando così in salita, ha portato via Paul Lentier involontariamente ai danni del suo capitano. Beccia secondo, Paul Lentier terzo. Arriva a Portolotto con Moser nella scia. Francesco sull'arrivo in salita perde altri secondi e perde anche la maglia rosa. Arrivano la spicciolata, Vandi, Panizza, altri corridori in ritardo. Baronchelli, che quel giorno avrebbe dovuto attaccare in salita, è andato in crisi sul Falzarego e ha perso l'opportunità di aggiudicarsi